大家好，欢迎你们来看 Korea di Italia oggi di Shoujoji。我们今天要讨论的是意大利的披萨。Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio del Corriere d'Italia Oggi. In questo episodio parleremo di un argomento molto caro a tutti gli italiani e che spesso è causa di accese discussioni, ovvero la pizza. Come tutti sappiamo, la pizza trova le sue origini nel sud Italia, a Napoli. La prima prova della parola pizza risale al 997 nella città di Gaeta. La pizza però, come la conosciamo oggi, si è sviluppata solamente successivamente con l'importazione dalle Americhe del pomodoro. Originariamente il pomodoro era ritenuto velenoso da molti, però unito con la pizza divenne una delle attrazioni turistiche più importanti di Napoli, tant'è che persino lo scrittore Alexandre Dumas ne parlò in alcune delle sue opere. Moltissimi avranno già sentito la storia dell'origine della pizza margherita. Secondo la leggenda, infatti, nel 1889 il cuoco Raffaele Esposito avrebbe creato questa pizza per celebrare la regina Margherita di Savoia, la regina d'Italia, creando appunto una pizza che ricordasse i colori della bandiera italiana, ovvero verde, bianco e rosso. Tuttavia, questa storia, sebbene sia molto bella, è considerata da molti essere un falso storico, poiché vi sono prove di pizze molto simili alla pizza margherita molti anni prima del 1889. Il modo di preparare la pizza è anch'esso molto preciso, si devono seguire delle rigidissime regole per quanto riguarda la preparazione degli ingredienti, la cottura e anche la forma stessa della pizza. Secondo i puristi più estremi, la pizza è solo in due varianti, ovvero la pizza margherita e la pizza marinara. Oggigiorno però in Italia si possono trovare tantissime varietà di pizza con ancor più varietà di condimenti. Guardiamo però quali sono le classiche pizze napoletane. La capricciosa, la quattro stagioni, quattro formaggi, calzone, diavola e fiori di zucca. Una curiosità sulla pizza marinara. Sebbene il nome derivi dalla parola marinaio, i condimenti della pizza non hanno a che fare né con il pesce né con i frutti di mare. Il nome della pizza deriva dal fatto che gli ingredienti usati nella marinara potessero essere conservati durante i lunghi viaggi in mare, e quindi il nome marinara. Oggi la pizza è diventata uno dei piatti più famosi in tutto il mondo. Ogni paese ne prepara una variante diversa. È importante però ricordarsi le origini di questo piatto e, almeno una volta, andare ad assaggiare quella che è la vera pizza napoletana. Un'ultima cosa, non mettete l'ananas sulla pizza, per favore. È come se mettessimo gli Xiaolongbao nel Zhenzhunaicha. Thank you.